siamo in quello che era lo spazio misterioso e mistico dell'eremita. È una cella molto semplice, soltanto con una finestra, un tavolino, una sedia e il letto. Ed è qui che l'eremita si raccoglie in preghiera, in questo spazio, perché riesce a ritrovare il luogo della contemplazione, il luogo della fede e il luogo anche del misticismo, che tanto serviva a coloro che in questi ambienti cercavano nella filosofia dell'essere l'esperienza terrena e il loro significato. Noi oggi qui a Santa Maria degli Angeli entriamo in una storia raccontandovi e facendovi immaginare questi eremiti, che uomini fossero. Tra i tanti monaci esistevano anche i giovani novizi che entravano in convento e che si lasciavano attirare dalla fede, dalla preghiera e dalla vocazione. E in questi luoghi le vocazioni avevano una forza veramente potente. Ma lui chissà se un giorno prenderà la strada della vocazione. E con gli scappellotti che si fanno le vocazioni. Questi disgraziati ragazzi, eh!